Stasera ad Olivia passerà il topolino perché porterà il soldino perché sono caduti i dentini e si vede la finestrola. Milù, ma tu ti ricordi quando hai cambiato i dentini da latte? Non credo. Ci vediamo dopo la sigla. Ciao care amiche, ciao cari amici. Innanzitutto ringraziamo la nostra cucciolotta Olivia che si è prestata a fare da modella per far vedere appunto le sue finestrole. Però sia Olivia che Milù sono nate senza denti, ovviamente così come tutti i cuccioli. E sì Milù, tu sei nata sdentata. E circa 20 giorni dalla nascita incomincia l'eruzione dei denti da latte che termina più o meno intorno ai 40 giorni. Questi denti da latte sono ben 28 e sono distribuiti in 6 incisivi, 2 canini e 6 premolari, sia nell'arcata inferiore che nell'arcata superiore. Appunto per un totale di 28 mancano nei cucciolotti i molari da latte, non esistono. Questi ovviamente saranno presenti nella dentizione permanente che sarà costituita da ben 42 denti. Allora, nel momento in cui questi denti da latte sono ben spuntati, incomincia però tutto un po' un fastidio che il cucciolo avverte, quindi oltre a mordere per i suoi motivi comportamentali, che vanno anche un po' ridimensionati, dobbiamo essere però un po' comprensivi sul fatto che morda perché ha un fastidio. Ha un fastidio perché la gengiva è gonfia, perché la gengiva diciamo si può infiammare, in quanto i denti da latte prima sono spuntati e poi dovranno cadere, quindi anche tutti questi micro movimenti che si manifestano a livello gengivale il cane ovviamente li avverte. Fornite al vostro cucciolotto dei giochi appositi, non eccessivamente duri, perché altrimenti è vero devono massaggiare queste gengive, ma se è un gioco troppo duro non riescono neanche a farlo e anzi è un evento un pochino più traumatico. Fatevi consigliare dal vostro medico veterinario. Intorno ai 4 mesi incomincia il cambio di questi denti da latte per lasciare il posto alla dentizione permanente. Normalmente la dentizione permanente è completa più o meno intorno ai 7 mesi nei cani di grossa taglia, i cani di piccola taglia possono impiegare anche un paio di mesi in più. E ovviamente la cosa importante che voi dovete notare è che questi denti permanenti siano ben collocati nei loro spazi senza la contemporanea presenza dei denti da latte, quindi i cosiddetti denti doppi. Per esempio come questa foto, vedete? Qui quello cerchiato è praticamente un canino da latte che non è caduto, ma nel frattempo vedete il dente che è davanti, quello è il canino permanente che sta uscendo. Vedete, cioè questo canino permanente non ha lo spazio che fisiologicamente dovrebbe avere se il canino da latte fosse caduto come doveva essere. E quindi qui si creano dei problemi di spazi, di malocclusione, di problemi alla masticazione. Sapete poi che la digestione degli alimenti avviene proprio in prima battuta anche all'interno della bocca grazie alla masticazione. E oltre il fatto che tra il dente permanente e il dente da latte che rimane si può accumulare del cibo, i peli si possono accumulare, sporcizie varie, e quindi questo predisporre poi a gengiviti, a infiammazioni e quindi poi ad altri problemi del cavo orale. In questo caso voi potete assolutamente notarlo sollevando il labbro del cane, quindi date un'occhiata alla bocca del vostro cane, ma se mensilmente in questa fase del cambio dentale fate una passeggiata dal vostro veterinario, sarà sicuramente lieto il vostro dottore o la vostra dottoressa di dare un'occhiata a questa bocca e dirvi come vi dovete comportare, perché nel caso in cui ci siano questi denti doppi vanno tolti assolutamente. Quindi con un'anestesia, con una sedazione, ci mancherebbe, l'estrazione dentale nel cane non è che si può fare così, ma vanno assolutamente tolti. Vi accorgete che i vostri cani hanno cambiato i denti, li hanno persi? Probabilmente no, perché questi denti spesso, quelli da latte ovviamente, se li mangiano, oppure se rimangono sul pavimento con le normali pulizie di casa spesso li buttate e neanche ve ne accorgete.
anche perché se pensate agli incisivi sono veramente molto piccoli, molto fini, tutti i denti da latte sono più sottili e più piccoli e lasciano poi spazio ad una dentizione permanente ben solida e denti sicuramente più grandi. Alcune volte è possibile ritrovarli e quindi li teniamo poi come souvenir, come ricordo, è vero Milù? Quindi mi raccomando, questo cambio dentale si verifica veramente alla fine in un lasso di un paio di mesi. Sono cruciali perché tutte le accortezze vanno tempestivamente apportate nei momenti giusti. E quindi affidatevi al vostro veterinario di fiducia. Io e la professoressa Milù vi aspettiamo al prossimo video e soprattutto sui nostri social YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e anche Pinterest. E sì, la dottoressa è anche lì e soprattutto sul nostro blog www.veterinariarina.it. Ciao!